Aiuta Bona, aiuta Bona, finalmente una vittoria, la squadra è stata aggressiva e c'è la grinta. Lupi, 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 Wolves on fires, la 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 la. La grinta vedo che ce l'hai anche tu oggi. Oggi sono un po' sgolato, ho urlato tanto in campo e mi sono anche divertito. Vedere partite emozionanti così mi ha reso felice. La squadra in sé che è bellissima, roba. Questo è il presidente del Cosenza, guarda, guarda, guarda Aspettate che un attimo, bia, devo guarda che pezzo tu, guarda che pezzo tu che è. Io voglio dire solo una cosa, mi devono spiegare anche questa volta quelli del Parma, a questo punto, no, come pareggia, che cosa gli sarebbe servito ad incapricciarsi e ingarognirsi in questo modo agli ultimi 2 minuti. Poi l'arbitro, no, non le facesse troppo sporco. 6 minuti di recupero, la cosa è seria, ma seria veramente. A noi non ci vogliono nella Serie B, non è il problema, presidente. Noi ci rimarremo nella Serie B. Che per me il presidente, o c'è questo, o ce n'è un altro, è sempre la stessa cosa. Il problema, non ci vogliono in Serie B. Comunque, noi rimarremo in Serie B. Poi un'altra cosa, il Catanzaro facesse un campionato che stiamo facendo noi in Serie B, il c***o prenderebbe. Okay. Se andiamo a mangiare parmigiano alla casa. Parmigiano a casa. Forza Lupi Rossi, credimoci! Forza Lupi! Ok, forza Lupi. Forza Lupi. Padre Fedele ha pregato dall'Africa. Quindi è stato merito di Padre Fedele. E noi siamo forti. Presidente, il principe delle tenebre lo chiamo io. Ah, il principe delle tenebre. Deve andare al mercato e vendere uomini forti. E può darsi che ce la facciamo a salvarci. È contento dei nuovi acquisti? Ma non l'abbiamo visto tanto perché hanno giocato poco, cioè, comunque non sono tante male, ci vogliono 2 muniforti. Dichiarazione d'amore, ma non per questa squadra. Anche per questa squadra. Ciao Chiara! Calore, hanno bisogno di questo, del calore. Dei tifosi. Assolutamente sì. Voi siete sempre splendidi. È una brava persona, è un imprenditore, solo che si è circondato sempre di persone che non l'hanno saputo mai consigliare. È tempo di lasciare tutto? Però io dico, adesso pensiamo alla squadra. Vattene, dove sono gli imprenditori? Quindi resta. No, le chiacchiere si fanno a carnevale. Dov'è? Eccolo il tifoso sudamericano. Io sono dall'Ecuador, forza Lupi, forza. Come mai tifi Cosenza? Sto studiando qua da 5 anni all'università. Grandioso, come ti chiami? Juan, sono Juan. Juan, complimenti per la tua passione per il Cosenza. Guarascio, vattene. I soldi per comprare la società, chi ce l'ha? Quindi Guarascio deve restare. Deve andare. No, io non lo concepisco proprio questo Guarascio vattene, che significa? Non è che sto con Guarascio, non sto con nessuno, io sto per la squadra. Vogliono i soldi per una squadra migliore. Ecco, ma chi ritiene? È emozionante, bellissima. Ma dite così perché ha vinto? No, è un'emozione assurda vedere il Cosenza vincere. Voi ma poi siete d'accordo? Ho preso una schedina. Lancio un messaggio al nostro tecnico. Ok, oggi è stata un'ottima prestazione, il risultato è stato positivo. Se giocheremo così, resteremo in Serie B. Forza Lupi! Grande! Forza Lupi! Forza Lupi! 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 Una partita allo stadio nella sua vita, una vittoria. Forza Cosenza! E chi vede, voi abbiamo fatto una partita? Proprio, abbiamo creato un tormentone. Allora, il giocatore nuovo della Sverona. Allora, o lo chiamiamo Elvis Presleschi, oppure Prezzemolo. Fate poi il sondaggio là. Vediamo chi vince. Guarascio vattene, però forza Lupi sempre! Ci voleva davvero una partita così. Ti piace Mikai? Mikai, un bellissimo acquisto di categoria. Peccato per Cortinovis, è entrato. Ma non, peggio non poteva fare, penso. Cosa ne pensi di quello che è successo a Piazzafera ieri? Piazzafera, il presidente dovrebbe finalmente ascoltarci per una volta e sin addì alla Lamezia Terme. Chi se ne ha di fare? Attenzione che... Cosa ho detto un'altra volta io? Cosa ho detto che ci? Salviamo. Chi sa per la vittoria? Caterna una seconda, scima 24 e non si più nessuno. Grande vittoria, sono 3 punti che è un nuovo inizio,
questa nuova squadra sembra... Ci possiamo salvare? Sì, sì, certo. Secondo io credo... Per la fortuna o per la bravura dei ragazzi? Per la bravura dei ragazzi. Ne deve andare. Contentissimo, sofferenza, però l'abbiamo portata a casa. Però devi venire anche quando perde il Cos'è. Sempre, sempre. È stato il migliore in campo? Florenzi. Florenzi il migliore. Il migliore. Un grande in bocca al lupo per i nostri ragazzi. Forza ragazzi, dai. Lore, dammi la maglietta. Sono proprio io. Come mai questo capello giallo? Mi piacevano. Ah, non per il Cosenza? No, no, no. Prossima volta rosso-blu. Va benissimo, sono molto soddisfatto per il ritorno di Lazio. Molta bella prestazione. Comunque, gli arbitri sempre qua, non a nostro favore. No, ce l'hai con l'arbitro. Sempre, sempre, comunque. E oggi però è stata una bella partita. Una partita, sempre con la perdita della voce, ma comunque, forza lupi sempre. Migliore in campo Marras, sei d'accordo? No, meglio Dorazio. Va bene, migliore in campo Dorazio per il ragazzo dal capello giallo. È stata offerta la partita, però ce l'abbiamo fatta. Come mai il biglietto a un euro ti ha convinto a venire oggi? No, io sono abbonato. Quindi vieni ugualmente. No. O la partita si gioca, o non si gioca e manco sempre al campo. Sei d'accordo con i nuovi acquisti? Ti piacciono? Sì, sì, sì. Quindi Guarascio può restare? Sì, per me può restare. Guarascio resta? È mio compaesano, per giunta. Sì, è stata una bella partita. Guarascio se ne deve andare o deve rimanere? No, se ne deve andare. Sì, 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 se ne deve andare Guarascio. Grande Cosenza, Massimo. Ci vediamo, io invito i tifosi, curva sud e curva nord, con la Ternana, ci siamo. Sostenuta sempre, 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 ovunque, sempre. Grandi tifosi. Braccio, forza lupi. Ci vediamo con la Ternana, vi aspettiamo, curva sud e curva nord. La squadra è in agonia, ma si può curare. Grandissima partita. Di Guarascio a noi non ce ne frega niente. Al 18 maggio con il Cagliari, se ne va. Buona miserba, vi abbraccio, ciao, ciao, ciao. Partita molto bella ma sofferta, mio ringambo ovviamente, Marres e Florenzi. Florenzi ti piace sempre. Vattene, Guarascio, vattene. Cosa ne pensi? Oggi abbiamo giocato benissimo, abbiamo giocato. Oggi hanno dimostrato che ci tengono alla nostra squadra. Forza lupi! Grande Micai, grande Micai! Siamo venuti da Moliterno in provincia di Potenza per fare il tifo per il Cosenza, perché è una grande società con una grandissima tradizione e merita la Serie B e ci deve restare. Ti è piaciuta la partita, Fabio? Molto. Marras migliore in campo? Sì, abbiamo finalmente una vittoria dopo tutti questi pareggi e sconfitte. Ve la meritavate, soprattutto voi piccoli. Sì. Forza lupi! Partita straordinaria, il Cosenza ha giocato benissimo, aggressivi. Chi è piaciuto di più? Marras ha giocato bene. Marras migliore in campo? Marras. Lorenzi vi piace? Sì, sì, sì. Straordinario. Volevate il ritorno di Dionigi o Viali può restare? Ma io sono sempre stato favorevole a Dionigi, sinceramente, però Viali, dai, basta che vinciamo. Basta che vinciamo, Viali resta. Per me non doveva mai andare via Bisoli, sinceramente. Perché quindi tu sei pro Bisoli? Sì, assolutamente, però l'importante è che giochiamo bene adesso. Forza lupi, sempre, dai che ci salviamo! Antonio, forza? Lupi. Bravo, Antonio. Io... dico ai tifosi del Cosenza di parlare sempre a maggio, non a gennaio. Noi siamo quello che siamo, ok, ma se noi andiamo allo stadio a incitare i calciatori, no, a Gargamella, noi secondo me riusciamo a uscire di questa situazione qua. Venite allo stadio.